Nell'agosto dello scorso anno, Fabio Testi, all'età di 82 anni, aveva sorprendentemente rivelato il termine della sua lunga relazione con una compagna di ben 45 anni più giovane. Questo evento aveva spianato la strada affinché Testi condividesse dettagli sulla sua pensione mensile, che ammonta a 1.100 euro, e sulla motivazione che lo aveva spinto a partecipare al Grande Fratello VIP. «Guardate, io baso la mia esistenza su quella pensione. 1.100 euro al mese. Ho dedicato 5 decenni a costruirmi una reputazione e adesso quella reputazione si rivela remunerativa. La produzione del Grande Fratello mi ha generosamente compensato, ed è stato un passo che ho compiuto. Oggi, soltanto un progetto cinematografico davvero affascinante accetterei di affrontarlo senza retribuzione», aveva enfatizzato l'anno precedente. In un'intervista al settimanale Chi, Testi ha effettuato un nuovo approfondimento sulla sua carriera artistica e sulla vasta cerchia familiare che comprende ex compagne, figli e persino nipoti. Dopo un divorzio tumultuoso da Lola Navarro, sua prima moglie, i due hanno sorprendentemente raggiunto un equilibrio dopo 22 lunghi anni. Attualmente, quando viene a trovarci, alloggia in uno dei pittoreschi casali nella tenuta con mia figlia Trini, e la situazione è pacifica, serena, un'armonia che non avremmo mai previsto 2 anni dopo la nostra separazione. Figuriamoci 22 anni. Ma, in fin dei conti, va tutto bene così. L'amore, alla fine, prevale sempre. L'attore ha ulteriormente chiarito le affermazioni relative alla sua pensione, spiegando che erano state distortamente interpretate. «Io non sono affatto diplomatico», ha sottolineato Testi. «Vi ricordate quella celebre trasmissione presentata da Perego? Si confondeva Anita Ekberg con una donna rossa. E io mi trovavo a dover esprimere un parere, a confrontare le donne italiane con quelle rosse, ma tutto ha avuto un epilogo tragico». Correva l'anno 2017. La trasmissione si concluse nel mezzo di polemiche, e successivamente Testi rilasciò un'intervista al Corriere, spiegando che aveva scelto di farlo perché Perego aveva annunciato in diretta che non mi avrebbe più invitato in TV. E io avevo ribattuto, dicendo che non si dovrebbe giudicare un attore che ha una carriera significativa e riceve una pensione di 1.100 euro al mese. Non avevo certo intenzione di lamentarmi come un povero sfortunato, ma evidentemente è stata questa l'interpretazione prevalente. Tanto che gli amici mi hanno contattato ripetutamente con la proposta: «Stiamo raccogliendo fondi per te». Tuttavia, il mio intento era semplicemente una critica costruttiva.